Ciao amici, sono la Giulia del futuro e oggi finalmente vi do il benvenuto nella mia casa nuova, che come ormai sapete è una barca a vela. Oggi vi racconterò di come e perché il mio fidanzato ed io abbiamo comprato una barca a vela per trasferirci a bordo. La motivazione che ci ha spinti a fare questo passo è l'amore che entrambi abbiamo per il mare, la natura e l'avventura, uniti al desiderio di vivere una vita più semplice e spontanea. Ci sarebbe in realtà un intero video da fare sulle motivazioni che stanno dietro questa scelta e credo che un video non basterebbe neppure. Oggi però voglio raccontarvi di come passo passo siamo arrivati a comprare una barca a vela, questa barca a vela, per viverci. La nostra idea iniziale, un po' di anni fa, era quella di lavorare e risparmiare per un certo periodo di tempo, per poi poter prendere aspettativa o lasciare il lavoro e comprare una barca a vela e iniziare a viaggiare vivendo sulla barca. Tuttavia, con il passare del tempo, riflettendo e discutendo, ci siamo resi conto che quel piano in realtà non faceva per noi. Noi non volevamo soltanto prenderci una vacanza lunga, una pausa, noi volevamo proprio adottare uno stile di vita diverso nel lungo periodo. Poiché le nostre finanze dipendono dai nostri impieghi a Copenaghen, per quanto avessimo risparmiato, non avremmo mai potuto pensare di poter lasciare il lavoro per un periodo indeterminato. Sarebbe sempre stato un periodo con un termine finale. Inoltre, non volevamo aspettare così a lungo, non volevamo aspettare di aver risparmiato abbastanza soldi per comprare una barca a vela grande e poter smettere appunto di lavorare. Come dico spesso, io cerco sempre di apprezzare il presente, di trarre il massimo dal presente, pensando al futuro, ma senza ipotecare il presente in favore di un futuro incerto. E poi comunque entrambi non volevamo abbandonare un lavoro, una carriera che ci piaceva, che ci dava soddisfazione, con il rischio di non poter poi trovare un altro impiego del genere. E per questo abbiamo riconsiderato i nostri piani. Abbiamo deciso che avremmo continuato a lavorare, ma che l'avremmo fatto per quanto possibile dalla barca, vivendo in barca. Così, dopo aver entrambi dimostrato ai nostri datori di lavoro per lunghi periodi che eravamo responsabili, affidabili, capaci di lavorare da remoto senza distrarci, abbiamo ottenuto il permesso di lavorare da remoto, in particolare dall'Italia. E quindi negli orari di lavoro lavoreremo dalla barca, che sarà ferma in porto con elettricità, internet, acqua e tutto quanto, e lavoreremo da remoto proprio come lavoreremmo da una casa. Abbiamo quindi ridimensionato la nostra idea di barca a vela casa. Inizialmente pensavamo proprio di comprare una barca a vela piuttosto grande che assomigliasse ad una casa, che ci potesse dare un po' tutti i comfort di una casa. Poi però col passare del tempo ci siamo resi conto che quello che noi cercavamo davvero non era una casa con tutte le comodità, perché effettivamente una casa ce l'avevamo già a Copenaghen. Quello che cercavamo era un senso di libertà e anche una vita più semplice, e per arrivare a quello, non ci serviva una barca a vela grossa, ci serviva una barca con il minimo indispensabile che ci consentisse ovviamente di lavorare a bordo, perché appunto le nostre finanze dipendono dal nostro lavoro, ma ci siamo comunque resi conto che una barca a vela più grossa non avrebbe aggiunto nulla alla nostra felicità. Il nostro non era un progetto di vita lussuosa e comodità, il nostro era un progetto di libertà, e libertà significa anche indipendenza da lusso e comodità. Abbiamo così iniziato a fare ricerca per trovare il modello di barca a vela che facesse al caso nostro, che avesse abbastanza spazio per consentirci di stare in piedi, siamo entrambi piuttosto alti, di lavorare, avere riunioni online senza accavallarci. E ovviamente la barca che cercavamo non doveva essere troppo costosa, perché volevamo realizzare questo progetto esclusivamente con i nostri mezzi economici. Quindi doveva trattarsi di una barca usata, perché le barche usate costano meno delle barche nuove. Ma comunque volevamo una barca a vela sicura, ben costruita, non troppo vecchia, anche se non nuovissima, ma comunque in stile moderno anche per quanto riguarda tutti gli strumenti, e che ci consentisse di fare crociere in sicurezza, tenendo basse le emissioni e cercando di sfruttare il più possibile la forza del vento. Non è facile trovare una barca così, perché ci sono troppi elementi che devono quadrare. In più, noi volevamo trasferire la barca in Sicilia. Il nostro sogno era quello di vivere in un posto dove potessimo avere un clima caldo anche d'inverno, e siamo entrambi innamorati della Sicilia. E quindi, per poter trasferire noi stessi la barca verso la nostra destinazione finale, dovevamo acquistarla nel Mediterraneo, preferibilmente in Italia. E tutto ciò era reso più difficile dal fatto che noi vivevamo a Copenaghen, e quindi per organizzare le visite della barca, la barca si deve vedere prima di comprarla, dovevamo organizzare anche viaggi da Copenaghen per l'Italia, in un periodo in cui comunque non c'era grandissima disponibilità di voli. E comunque, nonostante io sia sempre andata in barca a vela con i miei genitori,
e i miei genitori abbiano cambiato 3 barche, comunque io non avevo mai acquistato una barca a vela in prima persona, non avevo esperienza in questo senso e neppure ce l'aveva il mio fidanzato. Per questo desideravamo che mio papà, che di barca a vela ne sa moltissimo, venisse con noi e ci aiutasse a valutare tutti gli aspetti della barca e dell'acquisto, quindi a verificare che la barca fosse sicura, che non ci fossero problemi, assicurarci quindi che tutto fosse a posto. E su una barca a vela ci sono veramente tantissime cose da controllare, a partire dalla struttura, lo scafo, il sartiame, tutte le parti più strutturali, ma anche tutti gli strumenti di bordo. C'è veramente tanto 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 da controllare e ci sono tante cose che devono funzionare. Quindi dovevo anche organizzare il viaggio per mio papà e con mio papà, cioè verificare che lui fosse disponibile nei giorni in cui noi saremmo partiti da Copenaghen per andare a vedere una barca a vela in Italia, chissà dove. Quindi quando abbiamo iniziato a cercare la nostra barca a vela sapevamo già che non sarebbe stato facile far conciliare tutti questi fattori. E in più a luglio di quest'anno il mercato della nautica sembrava piuttosto fermo. In generale l'estate non c'è così tanto movimento nel mercato della nautica, e in particolare mi è sembrato che quest'anno l'offerta di barche usate fosse ancora più bassa. Inizialmente abbiamo individuato alcuni modelli che potevano fare al caso nostro in base alle nostre esigenze. In particolare, per chi sa di cosa farlo, per chi se ne intende un po' di barche, abbiamo considerato lo Jeannot Sanody di 637 Legend, il Beneteau Oceani 373 e l'Anse 371, tutte barche costruite tra il 2000 e il 2005. L'Anse in particolare ci piaceva molto perché è una barca non troppo costosa, ma sicura, comoda all'interno e molto performante a vela, quindi conciliava un po' tutto quello che noi desideravamo avere nella nostra nuova casa barca. Ma il problema era che non ne avevamo mai visitata una dentro, quindi non sapevamo neppure se il modello potesse effettivamente fare al caso nostro. Allora, visto che vivevamo a Copenaghen e non c'erano molti Anse in vendita in Italia, abbiamo scritto su un gruppo Facebook di proprietari di Anse in Danimarca chiedendo se ci fosse qualcuno disponibile ad ospitarci a bordo per una breve visita, un pomeriggio, che ci illustrasse le caratteristiche della barca. Un gentilissimo signore danese ci ha risposto, ci ha invitati a bordo, ci ha fatto fare il giro e ci ha mostrato tutto quello che c'era a bordo della barca. Ovviamente quella barca non era in vendita, però è stato molto utile vederla dal vivo. Abbiamo visto la barca, il proprietario ci ha fatto fare un giro gentilissimo, ci ha spiegato un sacco di cose e ci ha fatto un'ottima impressione. Il proprietario sì, ma la barca soprattutto. Ci piace com'è fuori, com'è dentro, ha tutte le cose che ci servono e per le cose che non ci sono comunque ci sono degli aggiustamenti che si possono fare se ci lavoriamo un po'. Quindi un'impressione molto positiva e adesso dobbiamo semplicemente trovare la barca in vendita che fa per noi, e questo modello sicuramente sarà uno dei modelli che terremo in considerazione. Così abbiamo capito che quella barca aveva tutte le caratteristiche che cercavamo. Tuttavia ora si trattava di trovarne una in vendita ad un prezzo ragionevole e il mercato era fermo. Ne abbiamo trovate un paio, abbiamo analizzato nel dettaglio tutte le foto online, ma avevano un paio di cose che non ci convincevano. Poi ne abbiamo trovata una che ci piaceva moltissimo su un sito online. Si trattava non dell'Anse 371 ma dell'Anse 370E, che è il modello successivo al 371, non del 2003-2004 come il 371, ma del 2008-2009. Una barca quindi molto più moderna, molto più spaziosa dentro, con una linea anche molto bella, più alta e anche performante, insomma una barca più nuova e più attraente. Tuttavia abbiamo contattato il venditore online, o meglio il broker che trattava la barca, abbiamo provato a fare un'offerta, ma il prezzo di partenza era troppo alto per noi, eccedeva di gran lunga il nostro budget, e quindi a malincuore abbiamo rinunciato a quella barca, non siamo neppure andati a vederla perché sapevamo già che non avremmo potuto pagare quel prezzo. Abbiamo continuato a scandagliare tutti i siti online di annunci di barche usate, abbiamo cercato dappertutto senza avere alcun risultato. Così a fine agosto abbiamo sospeso le ricerche, eravamo anche molto stanchi perché entrambi abbiamo lavorato tutta l'estate senza fare ferie, e ci siamo concessi una settimana di vacanza con i miei genitori sulla loro barca a vela per fare appunto una crociera insieme, per fare un po' di vela. Siamo partiti da Copenaghen, siamo arrivati a La Spezia e poi abbiamo navigato nell'arcipelago toscano e all'Argentario con i miei genitori. È stata una vacanza bellissima e tra l'altro ci sono diversi episodi qui su YouTube in cui ho parlato della vacanza, quindi vi lascio il link se volete andarli a vedere. E durante la vacanza è successa una cosa incredibile.
Ciao amici, oggi siamo qui a La Spezia nelle nostre vacanze estive sulla barca dei miei genitori ed è successa una cosa un po' particolare. Mentre eravamo seduti fuori nel pozzetto della barca, mentre parlavamo, ci siamo accorti che dall'altra parte di questo canale, sul pontile di fronte al nostro, c'era una barca del tipo che ci interessa, uno dei modelli che ci interessano. Allora dopo un po' siamo andati a fare una passeggiata per vederla, per dare un'occhiata, per vederla un po' dal vivo, perché noi l'avevamo vista soltanto identificata un po' online. Siamo arrivati lì e abbiamo visto che quella barca che avevamo identificato correttamente era in vendita e che c'erano alcuni degli oblò aperti che indicavano che c'era qualcuno a bordo o comunque che i proprietari, gli occupanti, non erano troppo lontani. Allora siamo tornati in barca e io ho scritto un biglietto manifestando il mio interesse verso la barca e chiedendo ai proprietari di contattarmi al mio numero di telefono per poter organizzare una visita alla barca, visto che noi ci troviamo qui al transito e loro evidentemente erano qui in vacanza. E loro il proprietario mi ha contattato e quindi questa mattina siamo andati a fare una visita della barca e la barca ci è piaciuta molto. Non voglio dire nulla perché non voglio poi rimanere delusa, non voglio attaccarmi troppo all'idea. Più tardi parleremo di nuovo con il proprietario e vedremo se riusciremo a trovare un accordo, ma è incredibile che sia successa questa cosa così all'improvviso, senza che noi ce l'aspettassimo. Un piccolo aggiornamento sulla questione barca. Dopo averla visitata a La Spezia, ci siamo consultati, io e mio fidanzato abbiamo fatto diverse valutazioni e poi abbiamo deciso di fare un'offerta al proprietario. Gli abbiamo parlato, abbiamo fatto la nostra offerta, lui l'ha accettata, quindi abbiamo trovato un punto d'incontro per tutte le questioni pratiche e per il prezzo, ovviamente. E lì ci aspettavamo di firmare il contratto preliminare da un momento all'altro, di dare l'acconto in modo da affittare la barca. Tutti contenti, siamo ripartiti per le nostre vacanze. Come sapete, se avete guardato i miei vlog precedenti, ho navigato verso sud con la mia famiglia e il proprietario ha continuato le sue vacanze. Nei giorni successivi però non abbiamo avuto molte comunicazioni rilevanti con il proprietario. Tutto andava un po' a rilento, io magari mandavo una mail, cercavo di arrivare alla conclusione del contratto preliminare, ma non ricevevo mai risposta, non ricevevo risposte esaustive e anche il broker che si sarebbe dovuto prendere cura di tutto in realtà non era proprio attivo quanto avrei voluto, e credo che fosse perché era un periodo di vacanza e quindi la priorità di tutti non era la vendita di questa barca, anche se noi eravamo molto interessati, quindi quella era di fatto la nostra priorità nonostante fossimo in vacanza. Cioè la priorità era godersi le vacanze, ma subito dopo quello veniva il fatto di riuscire a fissare questa barca che ci piaceva tanto. Comunque dopo un po' di giorni di frustrazione, avanti e indietro, ancora un po' di negoziazione, di dettagli, alla fine io mi sono messa a fare il contratto, non ho aspettato il broker, cioè il broker ha mandato una bozza ma poi l'ho rifatto e riscritto io, quindi ho fatto lavoro legale anche in vacanza, e siamo arrivati una settimana dopo alla firma del contratto e al versamento dell'acconto. Siamo poi tornati a Copenaghen e abbiamo ancora alcune verifiche da fare sulla barca con un perito e un meccanico per verificare che sia tutto a posto per il motore. Con il motore dobbiamo fare una uscita in mare, però se tutto va bene compreremo la barca. Domani voleremo verso Milano, poi prenderemo la macchina e andremo alla Spezia, dove abbiamo l'appuntamento con proprietario, broker e perito e faremo tutte queste verifiche. E se tutto è a posto, firmeremo il contratto definitivo il giorno stesso e la barca ci verrà consegnata immediatamente oppure il giorno dopo, e poi sarà nostra e sarà la realizzazione di un grande sogno. Quindi in questo momento tengo davvero le dita incrociate e spero che tutto vada bene.
L'abbiamo comprata. Tutto bene, abbiamo fatto la prova stamattina in mare con il meccanico che ha verificato tutto, poi abbiamo verificato il funzionamento di tutte le dotazioni, di tutti gli accessori, le utenze. Ci sono un paio di lavoretti da fare, ma comunque è tutto a posto. E quindi l'abbiamo comprata, abbiamo firmato il contratto, abbiamo pagato il prezzo oggi. E quindi la barca è nostra. E adesso purtroppo dovremo tornare a Copenaghen, cioè purtroppo dobbiamo fare le valigie, dobbiamo sistemare la casa lì e poi torneremo e finalmente potremo dormirci, viverci, potremo proseguire con questa nuova avventura. Ed è così che dopo tante fatiche, tante ricerche, tanta perseveranza, abbiamo comprato la barca che volevamo al prezzo che ci potevamo permettere. Ed era proprio quell'Anse 370E che avevamo visto online, che ci piaceva tantissimo, ma al quale abbiamo dovuto rinunciare inizialmente. In questo video voglio dare un grande consiglio a chi di voi sta comprando un van, una macchina, una barca, un'auto, qualunque cosa. Il mio consiglio è quello di avere pazienza e perseverare, perché se si molla la spugna non si troverà nulla, ma se si continua a cercare senza abbattersi, prima o poi arriverà l'occasione giusta, la barca giusta, il van giusto, la casa giusta. Allo stesso tempo bisogna anche darsi un limite di tempo, perché non si può pensare di continuare a cercare all'infinito, continuare a rimandare i propri sogni. La mia idea è quella che è necessario trovare un punto di equilibrio tra trovare l'occasione perfetta e cercare di chiudere, concludere un processo di ricerca in tempi ragionevoli. Noi abbiamo trovato il nostro equilibrio decidendo di comprare questa barca qui e auguro un grande in bocca al lupo a tutti quelli che ne stanno cercando una. Ma rimanete con me la prossima settimana, quando finalmente ci trasferiremo a bordo della nostra casa e lavoreremo senza sosta per fare tantissimi lavori e preparare la barca a un trasferimento dalla Spezia alla Sicilia. Grazie per essere stati con me e ci vediamo nel prossimo video.